Finalmente è arrivato il momento delle votazioni dell'Assemblea regionale. La mia squadra è composta da 5 consiglieri regionali più un revisore dei conti. I 5 consiglieri, anche dagli altri, sono stati apprezzati come i migliori, come tecnici esperti e dirigenti di vasta esperienza, di lunga lena di esperienza. Sono in ordine alfabetico: Pergola di Salerno, Gennaro Varrella di Benevento, Francesco Littiere di Caserta, Massimo Santamaria Avellino e Luigi Pastore di Salerno. E poi abbiamo il revisore dei conti, Ciro Pascarella di Caserta. L'obiettivo è quello di promuovere l'atletica regionale, di farla ritornare ai vertici di una volta che erano, dove eravamo a livello nazionale. Quindi ripartire dal settore giovanile, dal settore promozionale e andare avanti con esperienza e dedizione. Pietro Carpenito, una vita dedicata all'atletica leggera, Campo Coni, la struttura di Ariano. Adesso però la struttura del Campo Coni potrebbe essere usata, anzi, per la location dei vaccini. Questo potrebbe comportare una nuova pausa all'atletica leggera? Ma per quanto riguarda le strutture, noi adesso ad Avellino abbiamo una struttura idonea, efficiente e anche dagli altri candidati, devo essere onesto, intendono portare l'atletica regionale ad Avellino e ad Ariano. Per quanto riguarda la struttura della dentastruttura dei vaccini, non comporta, diciamo, un grande problema la struttura di atletica leggera alla pista, perché comunque è esterna e ci sono gli altri ingressi che possono per utilizzare il campo di atletica leggera. Dopo poche ore all'elezione del presidente regionale della FIDAL, ci credi? Ma sì, perché io sono abituato a lottare, ad impegnarmi. Da atleta ero specialista del mezzo fondo, quindi le lunghe distanze. Comunque la partita è dura e molto impegnativa. Diciamo che non ho grandi chance, ma le gioco fino alla fine. Se riusciamo ad arrivare al ballottaggio può succedere di tutto.